Quella notte io dormivo male perché ero lì che pensavo, un po' dormivo, un po' pensavo. A un certo punto, alle 5 di mattina, ho sentito un rumore. Sembrava che fosse scoppiata una bomba. E siccome la mia casa all'epoca era piano terra, vicino al mare, e si vedeva uno spicchio di cielo in mezzo ai palazzi, ma proprio uno spicchio di cielo, curvandomi in maniera un po' attenta da fuori dalla finestra. Perché lì nel quartiere si è sentito, guarda, mi passano i brividi mentre lo racconto. Ho sentito che la gente si era proprio spaventata. Dico, qui è scoppiata una bomba, qualcosa. Ho visto un bagliore rossastro che alle 5 di mattina, il 25 agosto, non faceva vedono ancora. Ho temporeggiato un po' perché ero nel dormire e poi ho sentito per la nazionale che cominciavano a passare a tutta velocità le macchine, ma in silenzio. Allora mi sono vestito in fretta, sono uscito di casa da solo, sono andato sul viadotto, il cavalcavia. E quello che ho visto è una cosa, uno spettacolo inenarrabile. E sembrava che fosse scoppiata la guerra. C'erano le fiamme altissime e tutte le macchine dei vigili del fuoco, della polizia, tutte che passavano a velocità sostenutissime, tutte senza una sirena. Tutte senza una sirena. E mi sono detto, perché senza sirene? Perché? Questo è un breve passo dello spettacolo teatrale che i volontari d'Onda Verde hanno portato in scena negli ultimi anni. Era tutto assolutamente normale ed è tratto proprio dal secondo atto e parla proprio dell'incidente del 25 agosto, che è uno dei motivi per cui stasera siamo qui, per ricordare quei fatti. E questa parte, che io ho ovviamente storpiato perché non sarei in grado di farla bene come l'ha portata in scena la nostra amica Alessia Balducci, bravissima, emozionante. Io comunque stasera così mi sono permesso di recitarne un piccolo pezzo con le mie scarse capacità, perché comunque è una parte che è stata tratta da una drammaturgia collettiva, e cioè abbiamo fatto un testo dello spettacolo tutto attraverso i racconti delle persone. Qualunque parte di quello spettacolo porta in scena in realtà il racconto, il vissuto dei residenti, degli abitanti o degli artisti. E quindi è stato così il modo per iniziare la serata.
nessuna preghiera. La nessuna preghiera, siamo delle chiese, niente. Perché cioè, voglio andare a parlare di qui a tre prime, qualcuno ha detto quello che devi fare. Qui, sopra la scuola c'è lui. C'è qualcosa da vicino, loro preparano per anni, vorrei una persona bella, se non voglio una persona, prova a per una benzina, fa una sacca, che grazie che posso, ma fa poco. Perché la sua guarda, ma non si fa pure, non si fa niente, si fa tutto, ma da capo si fa tutto. Dopo il secondo punto, dopo la seconda esplosione, dopo la seconda esplosione, un carabiniere che sta aprendo la porta di casa, siamo a vedere la moglie che non è brutto, è calore, quanto è calore. È un tuffo, insomma, questo non è esordio, ma se ti faccio vedere, è un modo, comincia tutto, no? Vedi, senti la puzza. Quello che è più grosso lì, sente la puzza. Ok, benvenuti a tutti e tutti, bentornati, perché questo è stato un anno lungo e denso di iniziative, mobilitazioni. E questa giornata penso sia anche, non era scontato che insomma il 25 agosto con 35 gradi ci fosse questa affluenza di pubblico, ma non ne avevamo molti dubbi, siamo felici.
felici, felici di questa presenza, perché è una giornata importante su cui abbiamo così voluto utilizzare e scommettere su questa data del 25 agosto del 99, per chi insomma, per chi è di Falconara, per chi è stato di Falconara, per chi è un nuovo cittadino di Falconara, per chi non è di Falconara, è una data che ha segnato un po' l'identità del nostro tessuto comunitario, e abbiamo voluto anche iniziare così con le parole di Roberto e con le immagini di Loris Caccino, che questa sera per motivi fortuiti non è qua, ma che ringraziamo comunque per tutto quello che ha fatto, fa e continua a fare. E quelle immagini ci restituiscono insomma, la nostra città nell'unicum che è assolutamente un unicum, una città dove c'è una raffineria che si affaccia sul mare, che è integrata e invasiva con il tessuto cittadino e metropolitano, due quartieri che praticamente che si affacciano sulle, sui serbatoi della raffineria, una linea ferroviaria che entra dentro un impianto di questo tipo. Come abbiamo visto, c'è entrato anche quel 25 agosto alle 5 e mezzo di mattina di 25 anni fa, un aeroporto regionale internazionale dove, come vedete, tutti i giorni gli aerei di Ryanair insomma sorvolano quell'impianto. Quindi assolutamente un unicum, e noi insomma dobbiamo relazionarci con questo. L'iniziativa di questa sera era un po' un momento per riprendere le fila del discorso dopo le tante cose fatte in questi mesi e per introdurre elementi nuovi che sono quelli di insomma tutto quello che stiamo costruendo con tante assemblee pubbliche e non fisiche in remoto da giugno scorso fino adesso, in vista del G7 Salute che si terrà ancora nelle prime settimane di ottobre, dal 9 all'11 ottobre. Pensiamo che insomma sapete benissimo che nel 2024 c'è la presidenza italiana del G7, quindi è presentata con i rappresentanti governativi che abbiamo. È stato il G7 di primi ministri lo scorso giugno in Puglia, dove abbiamo tra l'altro anche partecipato qua dalle Marche e dai promotori del Premiamo il Disastro Ambientale. E oltre insomma il G7 spettacolare dei primi ministri, cioè, hanno creato quest'anno tutta una serie di incontri divisi per settori, competenze, spazi per tutta Italia. Alle Marche, ad Ancona, tocca il G7 Salute. A Quaroli da mesi è molto contento per questa vetrina. Contento lui perché insomma sta a noi prendere parola e organizzare anche un comitato di benvenuto per far presente che al di là di tutte le questioni globali, teoriche sulla salute, qua insomma vengono ospitati da un territorio dove ci sono criticità ambientali e sanitarie assolutamente evidenti. E per l'occasione ci rappresenterà insomma il percorso che abbiamo in tante realtà anche plurali, anche tante realtà che sono conosciute in questo percorso che abbiamo attuato da alcuni mesi. Ci farà un po' una sintesi dello Salone dell'Arte Vittorio Agnoletto, che immagino conosciate tutti, ma noi siamo felici che lo faccia Vittorio, al di là del fatto che sia un archivista, che sia stato un rappresentante riconosciuto all'interno dei movimenti, anche un rappresentante politico e istituzionale. Vittorio Agnoletto lo fa perché è un medico e quindi insomma lo fa anche dall'alto di una competenza, di una professionalità che non è mai stata scissa dal suo attivismo dentro i movimenti. Quindi
lasciamo la parola a Vittorio che ci fa un po' lo stato dell'arte della situazione del contesto del servizio sanitario, e secondo me questa cosa ci è utile perché noi da Falconara, dai comitati, per tutte le vertenze che abbiamo aperto in questi anni, sono vertenze tra le tante cose anche collegate alla sorveglianza epidemiologica, alla prevenzione primaria, al registro tumori, tutto giusto, tutte vertenze sacrosante, però devono avere la coscienza che qui c'è un paradigma che è cambiato, che si è completamente spostato in una forma che non è irreversibile, ma è comunque abbastanza avanzata verso un servizio sanitario nazionale enorme, completamente aziendalizzato, completamente privatizzato, dove alcune istanze vengono più viste come dei costi accessori piuttosto che delle forme di valorizzazione del servizio sanitario. Quindi se vogliamo ritornare invece al soddisfacimento dei legittimi diritti individuali e delle necessità della pubblica, dobbiamo riattivare delle lotte che comunque magari non sono tanto visibili, ma non si sono mai soffitte, perché in questi mesi, insomma, di assemblee in vista del Ministero della Salute abbiamo conosciuto delle reti associative, sindacati al basso, persone in carne ed ossa, che insomma con cui stiamo organizzando il contro G7 Salute ad Ancona il 1 ottobre, che Vittorio ci presenterà. Buonasera a tutti e a tutti, grazie moltissimo di questo invito e anche grazie dell'opportunità che mi avete dato di vedere il breve video che ha aperto questo incontro. Devo dire veramente impressionante. Anche e forse a maggior ragione per chi non ha vissuto direttamente, non è della zona, quanto è accaduto 25 anni fa. Quindi grazie, sono io che vi ringrazio molto per questa opportunità. Il mio compito stasera è quello di presentare un po' le tematiche che stanno dietro questo G7, non di entrare nel merito della vicenda specifica su cui voi siete molto più competenti di me ed altri lo sono rispetto anche agli aspetti giudiziari. Il G7, voi sapete, è l'incontro tra i 7 paesi che una volta erano quelli maggiormente industrializzati: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America, e poi vi partecipa l'Unione Europea. Il G7 è organizzato in posti diversi, ad Ancona quello sulla sanità. Sono 3 le priorità che sono state indicate dal ministro italiano e concordate con gli altri ministri. Però prima di parlare di questo io vorrei chiarire un aspetto. È vero, sono un attivista, mi occupo di queste cose anche perché sono un medico, ma c'è un aspetto di cui dobbiamo avere tutti la consapevolezza. Oggi lo scontro sul diritto alla salute e sulla tutela della salute è uno dei punti centrali dei conflitti a livello globale. Se non ci fossero oggi le guerre, lo scontro sulla salute sarebbe al primo posto. È importante rendersi conto di questo, sia dal punto di vista dei diritti, sia dal punto di vista dei profitti, che sono in conflitto fra di loro. Allora, io stasera vi propongo alcune suggestioni, perché il tempo a mia disposizione è breve, quindi su alcune cose cito solo dei temi. L'importanza del diritto alla salute è che è un diritto universale. L'articolo 32 della Costituzione italiana è l'unico articolo
di tutta la Costituzione che parla di un diritto alla salute come diritto di ogni essere umano e non legato alla cittadinanza. Ricordiamocelo questo. Abbiamo diritto a tutelare la salute perché siamo esseri umani, non perché siamo cittadini italiani. Secondo passaggio, l'articolo 3 della Costituzione, il secondo comma, è uno di quegli aspetti della Costituzione che in tanti vorrebbero cambiare, dice che compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono a chiunque di godere di quei diritti. Diritto della salute tra i primi. Cioè, la nostra Costituzione, a differenza della stragrande maggioranza delle Costituzioni di tutti gli altri paesi, non dice che il nostro paese, che la nostra Repubblica è un arco. No, è un giocatore sul campo e ha come obiettivo evitare che degli ostacoli economici e sociali non permettano di godere del diritto alla salute. Quindi un ruolo attivo. Bene. Dall'altra parte, cosa abbiamo? Precisiamo che quanto c'è nella Costituzione italiana è in assoluta e totale continuità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e con il documento di fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che tra l'altro avviene esattamente lo stesso anno in cui entra in funzione la Costituzione italiana. Dall'altra parte, che cosa abbiamo? Devo essere breve, quindi vi do solo così delle suggestioni. Abbiamo un'intercettazione realizzata da WikiLeaks, avete in mente Assange, eccetera, eccetera, che rende pubblico un confronto avvenuto all'interno del TISA, che è l'accordo internazionale sul commercio dei servizi, cioè un accordo segreto dove si discute come privatizzare sanità e istruzione. Bene, in questo file WikiLeaks documenta l'intervento di un fondo internazionale, fondo economico internazionale, fondo finanziario, che dice la sanità sarebbe il punto fondamentale dove investire per trarre dei profitti privati, a condizione che gli stati, gli enti religiosi e le organizzazioni no profit si ritirino, facciano marcia indietro. Allora è sulla sanità che c'è lo scontro totale tra diritti e profitti, e questo a livello globale. Tre sono i temi che hanno messo al centro dell'incontro del G7 ad Ancona: rafforzamento dell'architettura sanitaria globale, prevenzione e approccio One Health. Proviamo a vedere brevemente che cosa significa. Rafforzamento dell'architettura sanitaria globale, cioè dei servizi e degli interventi. Parliamo di farmaci. In questo momento, siamo nel 2024, quindi vuol dire a quasi 41 anni dalla comparsa del virus dell'AIDS e a oltre 35 anni dalla comparsa dei primi farmaci, al mondo 9 milioni di persone non hanno ancora disponibilità per i farmaci antiretrovirali di cura dell'AIDS. Cioè muoiono. Da noi non si muore più con l'AIDS. 9 milioni di persone non hanno accesso a queste terapie. Qual è la ragione fondamentale? È quella dei brevetti. Ogni azienda che produce un farmaco, un vaccino, per 20 anni ha da sola il possesso di quel farmaco e di quel vaccino. Cioè vuol dire che è l'unica che lo può produrre ed è quella che può decidere a chi affidare eventualmente la produzione in base a quegli accordi economici. Questa cosa
L'aveva capita Mandela quando si scontrò con le 39 multinazionali sul farmaco che non abbassarono i prezzi. L'abbiamo rivissuta al tempo del Covid. La stiamo vivendo adesso relativamente al vaiolo, alle nuove forme di vaiolo che si stanno sviluppando, tutte le... anche lì. In quel caso ci sono dei vaccini, ma con dei costi stratosferici. E l'OMS ha fatto un appello perché questi vaccini e questi farmaci siano distribuiti. Allora, i 7 che si ritrovano ad Ancona sono tra i principali protagonisti che si sono posti alla richiesta del Sudafrica e dell'India e di altri 100 paesi e della società civile di tutto il mondo di sospendere momentaneamente i brevetti su farmaci e vaccini per il Covid per permettere di utilizzarli tutti. Il no più secco è arrivato dall'Unione Europea, che ci rappresenta con l'appoggio determinante in ordine di importanza della Germania, della Francia e dell'Italia. Non è un capitolo chiuso, non è che qualcosa che riguarda solo il Covid, è qualcosa che si ripeterà in continuazione fino a quando ci sarà il monopolio nella produzione di farmaci e vaccini da chi ha in mano il brevetto. Sulla base di questo, su proposta del Parlamento europeo, è partita la proposta di andare a costruire un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea. È stato formato un gruppo di lavoro su richiesta del Parlamento europeo, coordinato da un professore italiano. Bene, il risultato è stato: è possibile, necessiterebbe di un finanziamento pari ogni anno a quello che riceve dall'Europa l'Agenzia Europea Spaziale. È stato presentato il programma a settembre, immediatamente Big Pharma, la Commissione Europea, eccetera, sono partiti per bloccare questa situazione. Allora, in questo momento, nel mondo, perlomeno nel mondo occidentale, la produzione di farmaci e vaccini è totalmente in mano al privato. Guardate che questo non significa solo i prezzi, significa anche come conducono le ricerche, significa anche su quali malattie puntano e quali ignorano, e ovviamente quelli che colpiscono soprattutto i settori più deboli, socialmente ed economicamente, vengono ignorate. Allora, questo è un punto di conflitto sul quale nei giorni di Ancona noi organizzeremo forme di discussione e di protesta. C'è una frase di un ricercatore australiano che dice una cosa che potrebbe scandalizzare se ci sono dei miei colleghi lì stasera, ma io la trovo importantissima. I trionfi dell'innovazione farmaceutiche sono vittorie di Pirro se paralizzano i sistemi sanitari e generano ed aumentano le disuguaglianze all'accesso alla cura dei cittadini. Narsi Guinea. Purtroppo è la direzione dentro la quale stiamo andando. Parliamo di servizi sanitari. In Italia, negli ultimi 20 anni, sono stati tagliati 37 miliardi di finanziamento tra tagli immediati e reali e mancato adeguamento al PIL e al costo della vita. 37 miliardi. Bene, oggi le previsioni fatte dai documenti votati in Parlamento sono che nel 2026 sarà destinata alla sanità in Italia il 6,1% del PIL, una percentuale mai raggiunta così bassa in Italia. L'Italia destina la spesa sanitaria ad personam per il singolo cittadino la metà di quella della Germania e poco più della metà di quella della Francia. Per onestà e per chiarezza bisogna dire che già con ministro Speranza la previsione sui documenti ufficiali era di arrivare al 2026 col 6,1% del PIL. Poi questo governo è andato avanti nella medesima direzione, ha peggiorato, ma questo è il quadro che noi abbiamo davanti. Quindi vuol dire la disarticolazione e la distruzione del servizio sanitario nazionale. Poi si parla di prevenzione. Bene, la prevenzione prima
dell'arrivo del Covid riceveva meno del 4% della spesa sanitaria complessiva. Il professor Garattini, farmacologo di fama mondiale e direi più conosciuto e maggiore esperto a livello europeo, continua a ripetere nei convegni che il 50% dei tumori sarebbero evitabili con interventi precisi di prevenzione e con interventi sulla qualità della vita, quindi alimentazione, sport, ambiente, cioè sui determinanti sociali legati alla sanità e sulle scelte individuali incoraggiate, preparate, dicendo il 50% dei tumori sarebbero evitabili. La prevenzione nel nostro paese, la prevenzione di qualunque tipo, è totalmente inesistente. Ma provate a concentrarvi un attimo su questo aspetto. Qual è la differenza principale tra intervento pubblico e intervento privato sulla sanità? Il privato, quando interviene sulla sanità, come si comporta? Come quando interviene in qualunque altro settore. Il privato interviene sulla sanità per ottenere dei profitti e distribuire dividendi ai propri azionisti. Ma su che cosa il privato in sanità costruisce i suoi profitti? Sui malati e sulle malattie. Più prevenzione c'è, meno il privato in sanità guadagna. Per il privato, la prevenzione non è solo insignificante, è un antagonista alla propria azione, ai propri guadagni. Il pubblico invece com'è che guadagna? Cioè praticamente come risparmia? Risparmia aumentando la prevenzione. Meno malattie, meno malati ci sono, meno il pubblico spende. Pubblico e privato in campo sanitario hanno obiettivi totalmente contrapposti uno all'altro. Ma tutta la nostra sanità, non a caso, è costruita unicamente sul profitto e di conseguenza è costruita sulla cura e sulla cura per chi può pagare sempre di più. La prevenzione non interessa perché le patologie individuali, i disastri ambientali, per chi li vive, sono elementi di grandissima sofferenza. Ma per chi investe capitali in questi settori sono elementi di enorme guadagno, di enorme profitto. Il terzo aspetto che hanno posto all'attenzione, che porranno all'attenzione dell'incontro ad Ancona, è One Health. Ecco, su questo credo che voi ne sappiate più di me. Mi spiego. Che cosa significa One Health? Non è sbagliato come concetto. Significa oggi la salute non dipende più unicamente dal funzionamento dei servizi sanitari, ma è connessa con il modello di sviluppo, è connessa con le scelte industriali che vengono fatte, è connessa con la modalità con cui si utilizzano le risorse ambientali, con le quali si rispetta o non si rispetta il pianeta. Quindi per fare una politica seria sulla salute devi modificare la politica industriale, devi modificare la politica energetica, devi modificare la politica dei trasporti, eccetera, eccetera. Allora, è bello dichiarare One Health, ma nel concreto nulla di tutto questo si sta facendo. Stiamo andando nella direzione esattamente opposta. Guardate che la vicenda Covid e le prossime pandemie che si verificheranno non è che cadono dal cielo, sono zoonosi, cioè sono frutto del salto di specie di agenti infettivi
da animali a esseri umani. E questo come avviene? Avviene nel momento in cui questo modello di sviluppo fa saltare le separazioni tra le specie e quindi, distruggendo l'ambiente, facilita questi contatti. Questo per quanto riguarda zoonosi, per quanto riguarda le pandemie. Poi c'è tutta la problematica ambientale e il massacro del nostro territorio, che è una cosa sotto gli occhi di tutti. Noi, l'incontro di Ancona, vorremmo riuscire a costruire dei momenti di approfondimento e di discussione di questi temi che io adesso ho elencato velocemente. Cominciando il mercoledì pomeriggio con un appuntamento in università, credo che ci dovrebbero dare l'aula, in università a discutere di servizi sanitari. Marchigiano, nazionale, la dinamica europea e a livello globale. Come funzionano i servizi sanitari? E noi italiani siamo quelli che avevano uno dei due migliori servizi sanitari a livello globale, secondo quanto ha dichiarato l'OMS alla fine degli anni 90. E oggi siamo in altre situazioni. Rischiamo di diventare sempre più simili al servizio sanitario degli Stati Uniti, dove prima devi dimostrare di avere la carta di credito e poi ti diranno se puoi curarti. Giovedì l'idea è quella di azioni pubbliche dirette in grado di scuotere l'attenzione dell'opinione pubblica e di far capire che il dibattito sulla sanità è qualcosa che ci riguarda tutti e non è qualcosa che riguarda solo gli esperti oppure chi in quel momento è malato. E poi venerdì mattina stiamo cercando di organizzare un convegno internazionale che ci mette in collegamento con quello che succede in altri paesi europei, con quello che succede in Asia, in Africa e in America Latina. Vi do solo un elemento che riguarda l'Unione Europea. Un gruppo di giornalisti investigativi, ogni anno c'è questo gruppo che ha sede a Berlino e raccoglie giornalisti investigativi di tutta Europa, ogni anno sceglie alcuni temi. Quest'anno ha fatto ricerca, investigazione e inchiesta sui temi della sanità. Hanno pubblicato il primo risultato della loro inchiesta a fine giugno. Prendo un esempio banale. Hanno individuato i 32 farmaci che hanno avuto maggiore efficacia dal 2019 ad oggi sulle principali patologie. I dati li hanno recuperati dall'equivalente dell'Istituto Superiore di Sanità italiano-tedesco. Bene, non sono andati a vedere cosa succede in Sudafrica o in Lesotho, sono rimasti in Europa. Noi abbiamo due paesi che hanno 32 farmaci, tutti questi 32, Germania e Austria, fino ad arrivare all'Ungheria che ne ha 16. Parliamo dei farmaci più importanti prodotti negli ultimi 4 anni e mezzo. E così. Come la discussione è una discussione globale, il venerdì mattina si aprirà con un convegno internazionale, qualcuno presente, qualcuno collegato a distanza. E poi il venerdì pomeriggio torneremo a discutere invece della realtà italiana e poi ci sarà un momento pubblico, dobbiamo ancora discutere nelle strade di Ancona di conclusione. Perché torneremo a discutere della realtà italiana? Perché, come voi sapete, qui il rischio è quella dell'autonomia differenziata. E l'autonomia differenziata sarà, se dovesse realizzarsi così come previsto da Calderoni, la parola fine sul Servizio Sanitario Nazionale. La parola fine. Già oggi abbiamo centinaia di migliaia di persone che dal sud vanno a curarsi al nord Italia. Ma sapete che il 54% di quelle persone che dal sud vanno al nord finiscono nelle strutture private della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Piemonte? Avremo
il sud con ancora meno medici e meno strutture sanitarie e un nord in mano alla sanità privata e alle assicurazioni private. E l'autonomia differenziata dà l'autorizzazione alle regioni di affiancare al servizio sanitario pubblico ufficialmente assicurazioni private. Immaginatevi che cosa vuol dire se dovesse arrivare un'altra pandemia, una concorrenza tra 21 regioni per cercare di procurarsi farmaci e vaccini. Immaginatevi con quale tipo di trasparenza. Quel lavoro che vi ho citato prima, fatto da questo gruppo di giornalisti d'inchiesta, lo potete trovare, io ho una newsletter gratuita, si chiama Diritti in Salute, potete iscrivervi sulla piattaforma Substack, è gratuita. Beh, lì vi spiega come sono avvenute le trattative sui costi dei farmaci e dei vaccini. È tutto segretato. 27 nazioni europee, ognuna ha un suo prezzo segretato. Pensate cosa vuol dire se avessimo 21 servizi sanitari che vanno a trattare su questo. E quindi il pomeriggio di venerdì l'idea è dal globale tornare al locale, al nazionale e discutere del referendum dell'autonomia differenziata, della necessità di realizzare il referendum, sfatando anche questa questione, no? Che dice diventa un danno per il sud, ma il nord non ha che guadagnarci. Dobbiamo essere chiari, non è così. Noi saremmo consegnati, noi perché io sto al nord, alla sanità privata. Ed è importante spiegarlo bene in un referendum in cui dovrei arrivare al 50% dei votanti, quindi bisogno anche del voto dei cittadini che stanno nel nord del paese. Ecco, questo grandi linee è il percorso e sono i temi che staranno dentro queste giornate. È per questo motivo, poi voglio dire, ognuno ha le sue agende, voi sapete cosa state facendo sul vostro territorio, eccetera. Però è per questo motivo che io mi permetto di dire che in quei 3 giorni sarebbe molto interessante avere dentro quei 3 giorni una conferenza di confronto tra le grandi tragedie ambientali verificatesi negli ultimi decenni in Italia, dove voi portate la vostra esperienza, che però non rimane isolata e ci serve per comprendere qual è il modello di sviluppo e come sta andando lo sfruttamento del territorio in Italia. Medicina Democratica partecipa a questa riunione, il presidente Marco Caldiroli su queste cose sta lavorando moltissimo. Questo è un pezzo che nell'attuale programmazione in qualche modo ci manca, perché come vi dicevo, mercoledì si apre sui servizi sanitari, sui farmaci, poi c'è lo scenario internazionale. Poi c'è l'autonomia differenziata, lo scenario nazionale, ma dentro il concetto di One Health, per come lo intendiamo noi, questa questione del rapporto salute-ambiente, salute-modello di sviluppo, medicina del lavoro è attualissima ed è ancora più attuale dopo l'ultima decisione del governo, smentita perfino dall'INAIL, che ha detto d'ora in poi quando si vanno a fare le ispezioni sui luoghi di lavoro, bisogna avvisare 10 giorni prima, guardate che tra 10 giorni noi arriveremo a fare l'ispezione, voi capite che è una presa in giro. Allora, se riuscite insieme ai comitati che lavorano su vicende tipo quello avvenuto a Falconara a organizzare un momento di confronto durante quelle giornate, quando ci sarà l'attenzione globale su quello che avviene e quello che facciamo, io credo che sarebbe estremamente importante. Poi, ovviamente, io non ho la vostra agenda, non so come siete organizzati, se non ce la si fa, se non ci sono i tempi, le risorse, anche umane, per organizzarlo, si fa un'altra volta. Ma siccome in quel momento Ancona e le Marche saranno sotto gli occhi dei media mondiali, per vedere, capite che l'incontro sulla sanità a livello globale, dopo la pandemia, e con il rischio di arrivare altre pandemie, è nell'agenda di tutti i mezzi di comunicazione. Allora riuscire a porre lì dentro anche la questione salute come relazione e risultato del rapporto con l'ambiente, beh, non sarebbe una cosa secondaria. Magari, appunto, facendo la stessa cosa che stiamo tentando di fare sui farmaci e sui servizi sanitari, avendo una serie di collegamenti anche con altre parti del pianeta o anche solo a livello nazionale. Questo è così, è un augurio, un invito che io mi permetto di fare.
finisco perché ho già portato via molto tempo dicendo che non siete particolarmente fortunati, perché la gestione della sanità nelle Marche, e qui dal globale sto andando al regionale, è totalmente nella linea tracciata dal modello lombardo, totalmente dentro quella linea. E questo significa assoluta e totale privatizzazione. Pensate che i malati cronici in Lombardia sono stati invitati ad affidare la cura delle loro patologie a dei gestori privati, non più usufruire di tutto il servizio sanitario, affidarli a dei gestori quali decideranno loro dove fissare gli appuntamenti, come gestire il tutto, eccetera. E quindi la malattia cronica affidata a gestori privati, le patologie, andiamo al modello americano precedente ai timidi tentativi di riforma di Obama e di Hillary Clinton. Andiamo molto prima. E a mio parere le Marche, come il Piemonte e come la Liguria, sono dentro questo tipo di percorso. Motivi in più, ovviamente, per unire le riflessioni e le lotte. Mi fermo qui e vi ringrazio ancora una volta per l'invito che mi avete fatto e ci vediamo tutti ad Ancona. Grazie. Credo che sia stato disattivato l'audio oltre che il microfono. Non sento niente. Non si sente. Adesso forse. Adesso. No? Eccolo, a posto. Okay. Adesso, quello, adesso, c'è. Adesso si sente? Sente. Meglio? Adesso si sente. Ok, benissimo. No, dicevo, ringraziamo Vittorio per gli spunti, le sollecitazioni, i contenuti di questo intervento, che l'assemblea di oggi e il suo intervento è registrato, quindi secondo me avremo anche modo, chi voglia, di riascoltarlo, di farlo ascoltare ad altri, perché penso sia importante condividerlo, come sarà importante affrontare nel modo migliore, con la massima partecipazione, sia le giornate del 9 e 11 ottobre, sia tutto il percorso di avvicinamento a quelle date, con la massima partecipazione di cui siamo in grado di mettere in campo. Oltre a Vittorio, che salutiamo perché ci rivedremo presto, perché il 20 settembre faremo anche altri incontri, sia in virtuale che dal vivo, per mettere un punto finale su
le giornate di mobilitazione, sulle conferenze, le assemblee, le manifestazioni delle giornate del G7, delle giornate precedenti. Quindi avremo modo di rivederci con Vittorio, spero con tutti. E vi invitiamo anche così al prossimo incontro che si terrà all'ambasciata di diritti nei primi di settembre, vi renderemo nota la data. C'è un secondo incontro, c'è un secondo intervento in remoto che reputiamo assolutamente importante e che sta dentro la dinamica di fermiamo il disastro ambientale, perché come introducendo Vittorio parlavamo così delle nostre vertenze promosse sulla sorveglianza epidemiologica, sui servizi di sanitari primari, altrettanto in questi anni abbiamo sempre richiesto una moratoria di ulteriori impianti inquinanti in questo territorio, e anzi che si agisse un elemento di sottrazione, di risanamento di questo territorio già operato da emissioni e criticità ambientali. Con Augusto De Santis, che è attivista, consulente ambientale, attivista di movimenti abruzzesi, di reti nazionali, amico delle realtà falconaresi, grosso conoscitore di Falconara, abbiamo avuto modo di averlo partecipe sia nelle manifestazioni nel 2018 a ridosso dell'ultimo incidente rilevante al TK61 dell'Apiva, l'abbiamo conosciuto con il Cinele Zero nei tanti appuntamenti che sono andati con le Marche, l'abbiamo conosciuto per le emissioni fuggitive della centrale a gas dell'Eni qua a Falconara, quindi un rapporto diciamo di attivismo, competenza e amicizia che va avanti nel tempo. Augusto si sta impegnando sulla proposta della società Edison di un mega impianto di trattamento rifiuti anche pericolosi alla Zipa di Iesi, a 10 km da qua. Le nuove linee di questo impianto prevedono anche il trattamento dell'amianto. Io insomma brutalmente so che faccio fatica a chiedere di Augusto di poter stare dentro i 10 minuti per darci così uno scenario, una cornice di quello che sta succedendo e dei rischi che potremmo correre, perché mentre chiedevamo una moratoria e quindi la sottrazione, il risanamento di questo territorio, qua aumentano emissioni, aumentano inquinamento, e tutto questo non è assolutamente accettabile, e noi dobbiamo avere la maturità di tenere unite queste dimensioni, ma non per una schietta solidarietà tra movimenti Falconara e Iesi, perché il problema è comune, altrimenti ha ragione Edison ha detto il piano ERCA, il piano regionale di area ad elevato rischio di crisi ambientale del 2005 è decaduto nel 2015, quindi se voi il piano di risanamento l'avete fatto, noi ci auguriamo che in questi 10 anni avete risanato questo territorio. Quindi se l'avete risanato, un mega impianto di trattamento di rifiuti, a detta anche di alcuni, è anche il futuro dell'economia circolare e della transizione ecologica, a detta di alcuni, cito parole di altri, non nostre. Non so, Augusto, ha ragione Edison, perché la ERCA è decaduta nel 2015, quindi è tutto a posto e quindi si può continuare insomma a produrre nuovi impianti in questo territorio. Buonasera a tutti, mi sentite? Mi sentite? Allora, intanto grazie per l'invito e mi spiace per insomma il collegamento un po' precario. Vado subito al sodo. Un anno e mezzo fa circa, Edison, la multinazionale che si occupa molto di petrolio e di altre filiere produttive, presenta un pre-progetto agli enti, comune di Iesi, regione, provincia e ASL,
per questo grande impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e anche contenenti amianto, cioè sia pericolosi sia pericolosi contenente amianto. Stiamo parlando di un grande progetto, cioè stiamo parlando di un progetto di scala anche oltre nazionale, perché stiamo parlando di una potenzialità di 300.000 tonnellate di rifiuti all'anno da trattare in questo impianto nella zona industriale di Iesi, e stiamo parlando di rifiuti prodotti praticamente da tutte le possibili filiere produttive conosciute dall'uomo, cioè si va dalle concerie alle raffinerie, ai terreni di siti inquinati, e chi ne ha più ne metta. I codici di rifiuti, il documento con l'elenco dei codici rifiuto è di oltre 100 pagine. Questo fa capire anche la rilevanza di questo progetto a scala nazionale e anche oltre. Vuol dire che Edison intende trasformare la Valle Sino in un centro importante a scala nazionale e internazionale di trattamento di questi rifiuti pericolosi. Ora, a parte il proponente che noi conosciamo bene perché è il responsabile della contaminazione del grande sito da bonificare di Bussi, di cui in Abruzzo, che ha una catastrofe, un disastro ambientale riconosciuto dalla magistratura, a cui Edison deve porre rimedio attraverso le bonifiche. Quindi Edison, considerate che abbiamo una causa, lo Stato italiano ha una causa civile con Edison al Tribunale dell'Aquila del valore di 1,5 miliardi di euro, non ho sbagliato, 1,5 miliardi di euro di danni richiesti dallo Stato italiano. Allo stesso tempo Edison a Iesi presenta questo progetto di cui io voglio veramente evidenziare, io vedo tanti progetti in giro per l'Italia, stiamo parlando di un progetto di scala sovraregionale, dove i rifiuti potranno arrivare da tutte le regioni italiane e anche da fuori Italia. Ora, questi rifiuti dovrebbero essere trasferiti a Iesi per un trattamento di vario genere. Ci sono sia rifiuti liquidi che rifiuti solidi, e andrebbero sottoposti in questo impianto a 7 filiere di trattamento, alcuni con sistemi tipo chimico-fisico, per esempio, di separazione e di miscelazione con sostanze, con reagenti. Quindi stiamo parlando anche di un impianto a forte rischio di incidenti, proprio perché sia per la complessità, per avere 7 filiere diverse all'interno dell'impianto, sia perché useranno ogni anno almeno 500 tonnellate di reagenti pericolosi. Questi sono i reagenti, poi si sommano i rifiuti che possono essere abbancati, quindi contemporaneamente voi potrete trovare oltre 3.000 tonnellate di rifiuti dei 300.000 che verrebbero gestiti ogni anno contemporaneamente in questo stabilimento, in questo impianto. Ora, perché Edison dice che è importante questo impianto? Perché dice i rifiuti vengono prodotti, e questo è vero, e noi dobbiamo evitare che vadano in discarica, o almeno gran parte vadano in discarica, e noi da questi rifiuti, lavandoli sostanzialmente, passatemi il termine, in vario modo, come abbiamo detto, togliamo, concentriamo in una parte le sostanze più inquinanti, i metalli pesanti, le sostanze, i solventi e così via, li concentriamo in una piccola parte che vanno in discarica, quindi decine di migliaia delle 300.000 tonnellate comunque andranno in discarica, secondo anche Edison. Una parte invece, per esempio le sabbie, i limi che sono, diciamo che sono attualmente contaminati, verrebbero puliti e quindi potrebbero essere riutilizzati nel sistema produttivo, per esempio per costruire case sottofondi stradali e quant'altro. Quindi qualcosa anche di positivo, secondo Edison. Ora, il problema di questo impianto è la localizzazione. Gli impianti industriali servono,
Cioè, noi non dobbiamo pensare che nulla si crea, nulla si distrugge. Quindi, se abbiamo un sito contaminato, un terreno contaminato, quel terreno andrà in qualche modo trattato. Ora, però, il problema che abbiamo evidenziato, intanto, è l'aspetto della trasparenza. Il comune di Jesi per un anno si è tenuto queste carte e siamo venuti a conoscenza del progetto solo grazie a un articolo del giornale della diocesi. Un giornalista ha pubblicato per primo la notizia e poi è venuto fuori il caso. Quindi per un anno gli enti sostanzialmente hanno detto un primo non sì, però hanno detto beh, l'impianto non ha ragioni ostative, quindi può andare avanti sostanzialmente. Dove può andare avanti? Nella valutazione di impatto ambientale. Attualmente siamo nella fase di valutazione di impatto ambientale. Il 2 agosto è scaduto il termine per le osservazioni alla provincia di Ancona. Noi abbiamo fatto tante osservazioni, 30 osservazioni come TNT, e tanti cittadini hanno presentato osservazioni contrarie al progetto. Perché stavo dicendo siamo contrari a questo progetto? Perché la localizzazione è veramente inquietante. La Valle Sino, come ben sapete, è un sito a ERCA, cioè un'area decretata dalla regione dal 2000, quindi da 24 anni, sito con emergenze ambientali, criticità ambientali importanti, a me verrebbe dire imponenti, con decine e decine di siti contaminati, con aziende come Falconara, con diverse aziende oltre alla raffineria che hanno molti impatti sul territorio, e tutti questi impatti sono certificati. Tanto è vero che la dichiarazione ERCA è stata fatta nel 2000. Nel 2004 la regione Marche fa una legge speciale per le zone a ERCA, e nel 2005 che prevedeva cosa? Prevedeva un piano di risanamento, perché se tu ti accorgi che questo territorio è fortemente inquinato, lo devi risanare. Ora, il piano, come ha detto prima, è del 2005, doveva durare 10 anni. Edison, la cosa interessante è che Edison, attenzione, non dice che sono stati risolti i problemi. Edison stessa ammette che ancora nel 2024 l'area della Valle Sino è fortemente critica sotto molti aspetti. Ma poi dice, vabbè, ma il piano è scaduto nel 2015, quindi ne fa una questione di formalismo. Ma qui, se vogliamo, è un'omissione da parte degli enti che non hanno rifatto il piano, cioè non hanno aggiornato il piano. Il piano della qualità dell'aria, peraltro un altro piano importante della Regione Marche, risale al 2005, anche lui, 2006 scusate, quindi anche lui è un piano molto molto vecchio che non ha risolto i problemi di inquinamento dell'aria. La stessa Edison presenta nello studio di impatto ambientale dati incontrovertibili che ci dicono che la Valle Sino ha livelli di inquinamento molto oltre i livelli e gli standard richiesti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Porto un esempio: la centralina di monitoraggio della qualità dell'aria sulle polveri ultrasottili, le PM2.5, stiamo parlando fra le sostanze più pericolose, perché come sapete le assumiamo attraverso i polmoni e poi vanno nel circolo sanguigno trasportando con sé gli inquinanti sugli organi bersaglio, sui nostri polmoni, fegato, reni. I PM2.5 sono responsabili decine di migliaia di morti ogni anno in Italia. Questi non sono dati nostri, sono dati dell'OMS e dell'Agenzia dell'Ambiente dell'Europa. Ebbene, in Valle Sino abbiamo una concentrazione di media annua di 21 microgrammi metro cubo di PM10 nell'aria. Ebbene, questo numero è alto e basso. Bene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che il limite da rispettare, e lo ha detto ormai da diversi anni, è 5. Quindi già attualmente la Valle Sino è 3 volte, ha una qualità dell'aria 3 volte peggiore la soglia posta all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sulle PM10 è il doppio, cioè sulle polveri un po' più
meno sottili, più grossolane. Se andiamo a vedere altre matrici ambientali, quindi l'aria è già inquinata oltre le soglie, e cosa fa l'impianto? L'impianto Edison ammette, quindi Edison, non noi, Edison ammette che il suo impianto produrrà ogni anno, emetterà 9 tonnellate di polveri che si aggiungono quindi a una situazione già compromessa, circa, se non ricordo male, 50 tonnellate di composti organici volatili, che sono un gruppo di sostanze, molte delle quali pericolose, comunque insalubri, e quindi è un dato oggettivo che ci sarà un'ulteriore compromissione alla qualità dell'aria con queste emissioni aggiuntive. Quindi c'è il problema dell'effetto cumulo, quindi abbiamo una situazione già compromessa, non la risaniamo, gli enti sono stati incapaci di risanarla, ma aggiungiamo ulteriori pressioni. Le matrici ambientali, quali sono le altre? I corsi d'acqua. Il Sino non rispetta gli standard imposti dall'Unione Europea già dal 2000, lo stato di qualità del fiume non è buono, secondo i dati dell'ARPAM, e ovviamente dove scarica questo impianto? Scarica nella fognatura, da qui al depuratore, e quindi poi alla fine va a finire l'Esino. Uno dice, vabbè, ma c'è il depuratore, ma se già oggi il fiume non è nelle condizioni stabilite dalla Commissione Europea, vuol dire che le pressioni esistenti o i depuratori non bastano, diciamo così, o sono talmente alti gli scarichi che arrivano nel fiume che lo compromettono. Questo l'acqua superficiale. Andiamo a vedere le acque sotterranee, che sono importantissime, cioè l'acqua che sta sotto i nostri piedi, che noi non vediamo. Quando costruiamo un pozzo, intercettiamo la falda. Ecco, quelle sono le acque sotterranee. Ebbene, l'ARPAM ha stabilito, attraverso i monitoraggi dei pozzi esistenti, che il corpo idrico sotterraneo della Valle Sino è in condizioni scarse, non buone, cioè quindi non rispetta gli obiettivi della Unione Europea. Quindi, e non è un caso, la cosa pazzesca, che il sito scelto da Edison per realizzare questo impianto, hanno fatto dei rilievi nell'acqua sotto il sito e hanno trovato che è inquinato da tetracloroetilene, cioè una sostanza cancerogena. La cosa paradossale è che quindi quel sito dove sta Edison vuole impiantare questo impianto di rifiuti è esso stesso un sito potenzialmente contaminato, perché è oltre la soglia il tetracloroetilene, e quindi si deve attivare la procedura di bonifica. Quindi arriviamo al paradosso che prima di risanare un'area già fortemente impattata si vuole appesantire l'impatto ambientale. Se andiamo a vedere i suoli, ebbene, solo a Iesi ci sono 42 siti in procedura di bonifica, cioè una situazione estremamente compromessa. Se andiamo a vedere nell'area Erca, quindi anche Falconara, a parte la raffineria che conoscete benissimo, ci sono altre decine di siti contaminati, e dal 2015, quando tutto doveva essere già risanato secondo il piano, che appunto è scaduto, ma è stata omessa la riproposizione del piano, dal 2015 ad oggi la stessa ARPAM e la stessa regione dicono che i siti contaminati sono aumentati, un po' perché ne vengono scoperti di nuovi, perché un sito bisogna fare le analisi, e ne sono stati scoperti decine e decine. Quindi la situazione è veramente estremamente compromessa, in un'area peraltro che è anche usata in maniera mista. Non ci sono solo industrie nell'area industriale di Iesi, il centro urbano è a pochissima distanza. Quindi poi c'è tutta la partita dell'amianto. Gli attivisti di Casale Monferrato, voi sapete che Casale Monferrato è un sito di bonifica per l'amianto dove sono morte 3.000 persone. Beh, se parlate con gli attivisti che hanno un'esperienza ultradecennale, loro vi diranno: gli impianti sì, vanno fatti, ma devono essere fatti dal pubblico, perché l'amianto è una situazione talmente delicata, con impatti persistenti per decenni,
che bisogna avere un controllo ferreo di quello che accade. Mentre invece Edison è un privato, per carità, la legge gli consente di presentare un progetto, ma un progetto che prevede peraltro la possibilità di emettere comunque un po' di amianto in atmosfera, a parte gli incidenti. Voi immaginate che cosa può essere un incidente con migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti amianto in un'area densamente abitata. Vi faccio anche un altro esempio. Solo di camion, solo il traffico veicolare da camion aggiuntivo saranno, per stessa ammissione di Edison, 16.000 camion all'anno in più. 16.000 camion che vanno e vengono da tutta Italia e che trasportano sostanze pericolose. Voi pensate solo al rischio di incidente. Quindi il progetto adesso in valutazione di impatto ambientale, noi riteniamo, a Iesi c'è stata una sollevazione vera e propria, anche per i modi non certo belli, per come è stato trattato il progetto e la trasparenza da parte del comune, il coinvolgimento della popolazione. Il sindaco sinceramente ancora sta ancora tentennando, quando tutti i cittadini si stanno rivoltando contro questa scelta. C'è stato un particolare che fa capire anche cosa, insomma, come la vedono la democrazia Edison. L'associazione del quartiere ha fatto grandi manifesti 6x3 dicendo che loro non vogliono un impianto insalubre sul loro territorio con nuove emissioni. Edison ha fatto accesso agli atti al comune perché intende sostanzialmente, vuole sapere chi è stato per prendere i propri provvedimenti. Ora, questi comportamenti sono anche sintomo di, da un lato, a mio avviso, arroganza, dall'altro lato anche di difficoltà, perché abbiamo scoperto questo progetto, lo abbiamo reso pubblico con i dati, peraltro facendo vedere i dati di Edison, facendo vedere le omissioni degli enti nel risanamento della Vallesino. Io per esempio vi propongo, al di là anche dell'impianto di Edison, ma dire alla provincia: scusa provincia, tu per legge dovevi fare il piano che è scaduto nel 2015, perché dal 2015 ad oggi tu provincia avevi questo compito e non lo hai fatto, cioè non hai rifatto il piano? Questo è grave perché riguarda la salute oltre che l'ambiente. Quindi è una prima richiesta che potreste fare alla provincia di Ancona. La seconda, che direi al di là di Edison, Edison lo stiamo seguendo e dobbiamo seguirlo, questi siti contaminati, la provincia ha individuato il responsabile della contaminazione che deve bonificare mettendoci i propri denari o no? A che punto sono queste procedure che sono di competenza comunale in larga parte, a parte il SIN di Falconara? Sono state attuate le procedure? Andare a vedere a che punto, perché poi è singolare che il comune di Iesi si tenga in un cassetto per un anno questo progetto senza dirlo alla popolazione e adesso stia tentennando, e poi però c'ha 40 siti e oltre che deve, di cui deve disporre, diciamo, la bonifica e il risanamento. È veramente, a mio avviso, increscioso che gli enti che devono assicurare la salute pubblica, anche la ASL, nel suo parere preliminare su questo progetto un anno fa, dell'effetto cumulo non ha detto sostanzialmente niente. Un parere veramente sconfortante, a mio avviso, a dire poco, uso parole fin troppo caute nei confronti della ASL. Ma come? Ci sono questi dati che ho ricordato dell'OMS e tu ASL non li ricordi, come mai? E allora adesso si è disvelata questa situazione, dobbiamo continuare a seguire il processo, il procedimento Edison, il processo di valutazione ambientale. E io credo che a Iesi presto, spero che ci siamo, ma non solo a Iesi, questo è un progetto che riguarda l'intere Marche, guardate che è un progetto molto molto rilevante. Ha un dato economico per farvi capire. Stiamo parlando di 300.000 tonnellate di rifiuti pericolosi annui. Se andate sul mercato, il valore, cioè portare, se avete una tonnellata di rifiuti pericolosi e dovete portare un impianto, vi chiede 300 euro a tonnellata. Quindi se fate 300 euro per 300.000, verrà fuori che sono un giro d'affari intorno a questo impianto di circa 100 milioni di euro l'anno.
moltiplicate per 20 anni, più o meno 25 anni, diciamo, di vita media di questi impianti, stiamo parlando di un impianto che avrà un giro economico, un flusso di denaro intorno a questo impianto di alcuni miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di questo. Quindi bisogna la cosa che noi diciamo, gli impianti vanno fatti, ma non è Edison che deve stabilire dove. Impianti di questo genere, così importanti a scala nazionale, così rilevanti, vanno pianificati come minimo a scala regionale, ma sovraregionale, ma a mio avviso nazionale, con un procedimento trasparente, non perché Edison c'ha quei terreni o decide che a lei gli conviene andare lì, ma che tenga conto di questo processo, dei dati ambientali che ho ricordato. Ora, io credo che dobbiamo organizzare, però sarà una scelta del territorio della Valesino, quanto prima qualche forma di manifestazione, oltre seguire l'aspetto più tecnico, ma per ribadire che gli enti devono assicurare il risanamento. Cioè è intollerabile, a mio avviso, che i dati dicano che la Vallesino, tutta la Vallesino, i cittadini in tutta la Vallesino non hanno soddisfatto il loro diritto a vivere in un ambiente salubre, secondo i dati e le soglie stabilite non da noi ambientalisti ecologisti, ma dai massimi organi scientifici mondiali, e reclamare quindi un territorio salubre e risanare quello che c'è da risanare. Questo è l'obiettivo che dovrebbe porre, altro che Edison, diciamo così. E quindi proprio perché un progetto di scala sovracomunale, assolutamente, credo che anche tutta la Valesino, tutti i comuni, ci sono già comuni che si sono schierati contro, limitrofi al territorio, a Jesi. Ecco, credo che serva una mobilitazione ampia, da un lato per dire subito no a questo impianto, perché già stanno pensando, ma un po' riduciamo, vediamo. Non bisogna tentennare, da un lato. Dall'altro lato bisogna riporre al centro dell'attenzione tutti gli strumenti che gli enti obbligatoriamente devono mettere in atto per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini. Ah, una cosa importante, trovate le osservazioni in internet, tutte le osservazioni che abbiamo fatto, perché noi lavoriamo in trasparenza. Chi vuole, secondo me, può anche continuare a inviare anche fuori processo. C'è stato procedimento, c'è stata a metà luglio, ai primi di agosto, quindi se anche singoli cittadini vogliono inviare, altre associazioni vogliono inviare osservazioni alla provincia, ben vengano. Grazie Augusto, e tra l'altro le altre osservazioni qua sono state inviate da Faica Trazol, Onda Verde e dalla lista Civita Cittadini in Comune. Ti ringraziamo Augusto, e ti anticipo che ti toccherà, se vuoi, venirci presto a trovare, perché adesso inseriamo il terzo punto delle mobilitazioni. Se non mi sono bastati i primi due interventi, se i primi due interventi mi sono bastati, insomma, accettiamo l'esistente, possiamo anche scioglierci e andare a casa, ma insomma penso non sia così, e quindi inseriamo un terzo ingrediente importante che sta sulla scia di questi interventi del che fare a ottobre, che non è solo un motivo di opportunità, perché c'è un aumento di criticità nel territorio, e perché c'è un'opportunità politica di una vetrina che si apre a ottobre con i grandi della terra che ci vengono a insegnare, insomma, il sistema integrato della salute ecosistemica, umana e ambientale, ma perché effettivamente a ottobre comunque alcuni nodi verranno al pettine.
alcuni nodi che ci riguardano strettamente verranno al pettine, non tanto solo temporalmente, come ci ricordava Monia, e poi ne parlerà più direttamente lei, insomma, prima del G7, immediatamente dopo ci saranno due udienze del primo processo sulle emissioni della fine di API dal 2015 al 2018, che saranno due udienze abbastanza dirimenti, ma soprattutto il sentore che abbiamo, metto tra parentesi il fatto che il 18 maggio scorso siamo andati un centinaio da Falconare, dalle Marche, in presidio con altre realtà, comitati, movimenti a tutta Italia, animati da Natura del Fossile, davanti al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo fatto questo presidio, Falconare eravamo tantissimi, siamo stati ricevuti dal vice capo di gabinetto Fabio Tancredi, gli abbiamo consegnato un corposo documento che raccontava per dettaglio tutte le emissioni, le criticità della raffineria, tutto il sistema di proroghe, di rinvii, di ritirazioni, di obblighi e impegni che si sono portati nel tempo, una serie di soluzioni che proponevamo. Questo documento è stato assunto, ma poi il vice capo di gabinetto Paolo Tancredi non l'abbiamo più sentito, ormai dal 18 maggio al 25 agosto è passato parecchio tempo. Chiusa questa parentesi, c'è un po' il sentore che a ottobre alcuni nodi verranno al pettine, perché è vero, noi ci siamo detti, abbiamo imposto questo scenario del disastro ambientale che va oltre la dimensione dei monitoraggi ambientali, degli enti di controllo, degli studi epidemiologici, perché siamo su un altro scenario. Il disastro ambientale è la contaminazione quasi irreversibile di tutte le matrici di aria, acqua marina, acqua di falda, suolo e sottosuolo. Non è solo un problema ambientale dell'ecosistema, è un problema di impunità pubblica, quindi un problema della vita delle persone, un problema della sanità pubblica e collettiva. Detto questo, noi non arretriamo di un passo da tutto il pregresso. Sappiamo che il monitoraggio ambientale di questo territorio fa acqua da tutte le parti. Sappiamo anche che ci sono 20 anni di studi epidemiologici che adesso non possono essere rimessi in discussione da nessun punto di vista, ma invece il sentore, per quello che sentiamo sia nelle aule giudiziarie che nel mondo della politica locale e regionale, ci ha acceso un campanello di allarme, e che quindi una risposta puntuale di massa forte va data, ma proprio data. Cioè, l'approccio One Health di cui parlava Agnoletto, glielo raccontiamo noi. Quale migliore occasione per prendere parola che non sia il G7 Salute su quello che succede a Falconara, nell'area vasta della ERCA e in questo piano intrecciato del disastro ambientale che intreccia il piano giudiziario, il piano della politica, il piano della mobilitazione. Io, guardate, ma proprio molto succintamente e brevemente, proprio perché gli studi epidemiologici, parto dall'ultimo studio Sentieri del 2023 e tutti gli studi Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità dal 2011 al 2023, studio dell'ARS, report su Falconara Marittima del 2018, studio dell'ARPA nel 2017 sugli aborti spontanei, studio dell'ARPA sempre nel 2017 sulla valutazione dello stato di salute della popolazione di Falconara, e poi in ultimo, ma direi in primis, lo studio epidemiologico, che questo non è uno studio descrittivo, perché un conto sono gli studi descrittivi che evidenziano un eccesso di malattie, ma non lo collegano, se non
cioè non lo collegano direttamente a una fonte inquinante, ma a un contesto generale. Poi invece c'è un'indagine analitica fatta in anni e anni di monitoraggio epidemiologico voluto dai cittadini di Falconara, perché nasce da una petizione cittadina fatta nel 2004, dove abbiamo raccolto più di 3.500 firme. La Regione Marche allora accolse questa istanza. Partì uno studio epidemiologico promosso dal professor Andrea Micheli dell'Istituto Tumori di Milano con l'ARPA, con la Regione Marche, che ha coinvolto i comuni di Falconara, Chiaravalle e Montemarciano, che ha coinvolto gli uffici tecnici di questi comuni, perché un'indagine epidemiologica che ha scavato nel vissuto di centinaia di persone, nel vissuto abitativo, lavorativo e sanitario di centinaia di persone, e per cui si era anche creato un comitato di partecipazione attiva che teneva dentro, in una forma certo dialettica e critica, le istituzioni con i comitati cittadini, perché come potete immaginare, quando si va a scavare nel vissuto delle persone, serve il tessuto comunitario che fa capire alle persone l'importanza di quel passaggio. Beh, allora quello studio epidemiologico è uno studio analitico, che quello sì determina un nesso causale, e non è, c'è un contesto generale, Falconara, c'è la API, c'è la raffineria, c'è l'aeroporto, c'è la linea ferroviaria, c'è il teatro trattamento dei rifiuti, la Casale, i Buffarini, chi ne metta, da dove verranno le emissioni, come ci si ammalerà? Sì, no, quell'indagine epidemiologica diceva su carta, sostanziata dai dati, che c'è un eccesso di malattie, soprattutto linfomi e leucemie. La leucemia in realtà dovrebbe essere una malattia rara, ma Falconara non è poi così rara. Un eccesso in base soprattutto a due paradigmi. Il tempo di esposizione, cioè la permanenza di 10 anni nell'area indicata, e un raggio di vicinanza, cioè entro i 4 km. Dentro i 4 km siamo soggetti a rischio, non è che fuori 4 km siamo benissimo, fuori 4 km il rischio è minore, ma c'è comunque rischio. E quella è un'indagine analitica che stabilisce un nesso causale. Cito per la terza volta il termine nesso causale, perché ha una centralità anche dal punto di vista processuale, come ben ci insegnano le sentenze della giurisprudenza nazionale della Corte Europea sull'Ilva di Taranto e su altre questioni. E visto che, insomma, ci pare che anche in alcune udienze, insomma, la materia epidemiologica di Falconara venga trattata con una certa sufficienza, ma non date delle risposte puntuali. Adesso magari Monia lo racconterà meglio, però un'udienza sembra di metà giugno, insomma, veramente, poi ognuno si difende come vuole, come crede. Una relazione all'interno di un processo, le prendiamo i soggetti, una relazione, insomma, dall'apico l'epidemiologo, quindi avrà la sua veste scientifica, non equiparabile secondo me a uno studio epidemiologico che ha durato 10 anni su questo territorio, però che magari irride anche un po' il fatto che, insomma, lo studio degli struttori di Milano viene un po' screditato, perché dice c'è lo studio ha rilevato un eccesso di mortalità tra il 1994 e il 2003, ma solo nel sesso femminile. La causa, ha sostenuto il suo consulente, non può essere individuata nelle emissioni che non fanno differenza di genere. E adesso non voglio mettermi a discutere su una questione di genere, perché io non sono molto convinto che bisogna ascoltare la scienza. La scienza ci dà dei dati, poi i dati vanno interpretati. Il professor Micheli, i dati vanno interpretati, perché è vero che c'era una maggioranza di decessi di sesso femminile, ma poi lui si è chiesto anche il perché era motivato proprio perché si è andato a scavare nel vissuto abitativo, lavorativo e sanitario di centinaia e centinaia di persone,
non perché le donne sono più soggette ai tumori a Falconara, e perché le missioni non fanno differenza di genere, ma perché quell'eccesso di malattie ha colpito chi viveva una dimensione locale, casalinghe, disoccupati e inoccupati, che magari vivevano a Villanova, a Chiumesino, a Falconara Centro, più di altri che magari si spostavano altrove per questioni lavorative. Quindi c'è la privatizzazione di 20 anni di studi epidemiologici, non pensiamo che possano essere accettata. E ultima cosa, cioè noi abbiamo fatto la manifestazione di gennaio che ha dato il via alla politica degli annunci sia prima e dopo la manifestazione, cioè tra tanti annunci che ci sono stati sia prima che dopo, uno è una richiesta di audizione di comitati che è pendente della Commissione Sanità della Regione Marche dal 26 gennaio. Dal 26 gennaio, cioè, è pendente un audit dei comitati di Falconara alla Commissione Sanità della Regione Marche. Siamo al 25 agosto. Ci hanno contattato a metà luglio, insomma, pare che il 25 settembre ci dicevano, magari forse è il caso di andarci insieme per raccontarti un paio di cose, ma sempre nella politica degli annunci, subito dopo la manifestazione, insomma, c'è stato un comunicato stampa della Regione Marche che annuncia nuovi studi epidemiologici. Per noi, insomma, vanno bene, sono studi epidemiologici, ma che siano nel solco del pregresso e non nel tentativo di delegittimare il lavoro che è stato fatto fino adesso. Anche perché, tra l'altro, il comunicato stampa del 22 febbraio si annuncia che questi nuovi studi epidemiologici andranno fatti con la partecipazione attiva dei cittadini. Ma dal 22 febbraio ad oggi, ma voi avete sentito niente? Siete stati invitati a qualche incontro? Noi no. Ma adesso non pensiamo di essere così importanti, però se vogliono la partecipazione attiva dei cittadini, penso che in primis comunicheranno con le associazioni che si sono mobilitate in questi anni. Quindi, detto questo, tornando all'ottobre del G7, dobbiamo prendere parola con forza, e la proposta che abbiamo maturato in questi mesi, insomma, dal dopo il presidio al Ministero dell'Ambiente e nelle assemblee per il G7, è che il G7 non si apre, il G7 salute ancora, non si apre dal 9 all'11 ottobre. Noi lo vogliamo aprire il 5 ottobre con una grossa protesta davanti alla raffineria ABI, dove vogliamo prendere parola e organizzare un comitato di benvenuto ai grandi della terra che ospiteremo in questo territorio, ma gli indichiamo anche le criticità puntuali di questo territorio. Noi è dal 2019 che ogni anno, in base a tutti i cicli di movimento, a quello che succede, si fa sempre un presidio davanti al Napoli. Quest'anno non ci faceva nessuno le corse a farlo, però va fatto perché bisogna prendere parola, perché non possiamo permettere che ci siano operazioni di negazionismo, di revisionismo, di messa in discussione dello stato epidemiologico e sanitario di questo territorio. Però questa decisione non la possiamo prendere noi. O la prendiamo tutti insieme, ci facciamo carico e la facciamo, perché secondo noi è importante, ci apre anche a una grossa partecipazione, visto che l'attenzione, insomma, in quella sequenza temporale sarà proiettata sul G7 Salute, e dobbiamo creare questo nuovo punto di visibilità, di mobilitazione e di enunciazione del nostro punto di vista. Adesso lascio la parola ad altri, poi se ci sono altri interventi, ben vengano. Chiedo a Monia per cortesia di avvicinarsi, che così ci dà... sì, adesso il tavolo arriva, Monia. Allora, ricapitolo quello che Fabrizio ha detto solo in termini di date. 25 settembre, se sarà confermato, il mattino, probabilmente alle ore 10,
siamo chiamati a essere in regione, auditi in commissione sanità. Abbiamo sommessamente chiesto e suggerito che sia una commissione sanità insieme anche a quella dell'ambiente. Perché? Perché le esperienze passate le abbiamo fatte con le due commissioni congiunte, ma solo per evitare che poi ci dicano: questa non è di mia competenza, è dell'altro, cioè il gioco delle tre carte. Quindi se c'è una sensibilità, un'attenzione verso quello che dobbiamo portare all'attenzione, abbiamo chiesto che sia congiunta. Non lo so se questa richiesta sarà accolta, noi faremo la parte nostra dei cittadini che comunque andranno, anche se le due esperienze precedenti purtroppo non sono state positive, nel senso che quando siamo venuti via dalla regione negli anni precedenti non è mai successo nulla dopo. Quindi magari in questo caso c'è una giunta diversa, chissà, magari si vorranno distinguere e ce lo auguriamo. L'altra cosa è quella del presidio che diceva Fabrizio, che era la seconda proposta. Quindi la prima proposta è di andare il 25, comunque una piccola delegazione nostra sarà dentro e fuori accompagnarla con, se non un presidio, comunque un sit-in, saremo in centro, ad Ancona, in Piazza Cavour, l'abbiamo fatto altre volte e credo che sia importante dargli una partecipazione collettiva che accompagni la delegazione che va dentro. E poi il 5 ottobre, che invece è un sabato e guarda caso sarà a un anno da quello dell'anno scorso, vorremmo e proponiamo di rifare un presidio davanti alla raffineria. Ora invece Monia ci dice due cose, perché così ricontestualizziamo tutti questi discorsi, perché se è vero che c'è una parte delle malattie associate alla condizione ambientale, ma perché? Qual è questa condizione ambientale? Monia, ci dici per esempio cosa hanno trovato? Ci dici qualcosa? Mi presento, sì, sono Monia Mancini, e dal 2014, quindi da 10 anni, sto seguendo dal punto di vista giudiziario della tutela dei diritti, accompagnando i cittadini di Falconara in tutta una serie di risposte, denunce, segnalazioni fatte nel corso del tempo e che poi sono sfociate in tutta una serie di indagini e quindi poi in tutta una serie di processi che sono in corso. Però consentitemi una piccolissima parentesi. Innanzitutto ringrazio Augusto perché mi ha dato un assist importante, no? Cioè Levison, quando dice che il piano di versamento della ECA è scaduto, dice una cosa vera. Il problema qual è? Il fatto che questo piano di risanamento è scaduto, nel frattempo non è stato mai attuato. E quindi ci ha posto un problema. Che problema, secondo me, scusatemi, io ve lo dico apertamente anche qui in maniera anche rimane quindi diciamo registrato, il primo problema sono proprio gli enti, coloro che gestiscono l'ambiente, che gestiscono, che hanno nelle loro mani il diritto, il dovere, ma anche il potere di mettere in atto azioni, comportamenti, provvedimenti finalizzati alla tutela di interessi generali che poi in questo caso diventano diritti umani, perché se parliamo di ambiente e salute parliamo di diritti umani. A proposito dell'Edison, ma sempre solo per inciso, quando trovai per caso, perché sono stata io a trovare per caso, perché sono una che abbastanza, insomma, Napoli dicono scruguglia su internet, trovai questa cosa, ne rimasi alquanto colpita perché nessuno sapeva nulla di questa storia dell'impianto e ovviamente però sapevo che questa cosa doveva in qualche modo essere portata alla evidenza pubblica della cittadinanza, dei cittadini di questo territorio. E così poi grazie a Leonardo Animali che portò effettivamente attraverso quell'articolo su un giornale locale, ma che si presta in maniera più che meritoria a questo tipo di notizie, questa cosa ormai siamo arrivati dove siamo arrivati. Aggiungo un altro punto, mi auguro che tra le osservazioni che non ho praticamente svolte, volevo svolgere come semplice cittadina di questo territorio, ma che ho tutto il diritto di svolgere, mi auguro che sia stata fatta quella relativa al fatto che trattandosi di un impianto di rifiuti è un impianto per il quale va fatta anche la verifica di assoggettabilità o meno alla normativa SEDESO. Perché un impianto di rifiuti di questo tipo può essere anche un impianto come la raffineria, cioè addirittura sopra soglia.
Mi auguro quindi che sia stato anche affrontato il tema della Seveso, che porta poi con sé anche il tema del piano di emergenza esterno. Tutte questioni che gli amici di Castelferretti della frazione di Falconara conoscono benissimo, ma qui mi taccio. Chiudo questa parentesi, ma ringrazio, ripeto, Augusto, perché sulla questione degli enti, perché io ho una domanda da sempre che mi accompagna e io non sono riuscita a trovare mai una risposta a questa domanda, ma forse mi sono anche chiesta, mi sono anche detta, forse è la domanda che è sbagliata. No, la domanda non è sbagliata, è che purtroppo non c'è risposta a questa domanda, cioè, ovvero sia, è più grave secondo voi non fare niente o fare finta di fare? Questa è la domanda che io mi pongo, dove il soggetto è ovviamente la pubblica amministrazione, intesa in senso lato, quindi intendo le istituzioni, quindi intendo gli enti di autorizzazione, gli enti di controllo. Che cos'è peggio? Fare finta di fare o non fare nulla? Io la risposta a questa domanda, vi giuro, ancora non ce l'ho. So solo che in questi lunghi anni di battaglie su questo tema, ma anche su tante altre questioni che aggravano la Vallesina e che non sono state ricordate, perché un'altra questione che aggrava la Vallesina, tutta la Vallesina, tutto il corso del Fiumesino della Vallesina, sono gli allevamenti. È un'altra problematica che accompagna tutta la Vallesina e tutto il percorso del Fiumesino. Perché vi pongo questa domanda? E vado subito a bomba, partendo con una cosa che mi lega anche alla serata, al tema della serata, l'incidente del 99. L'incidente del 1999. In quell'anno in realtà entrò in vigore anche la cosiddetta direttiva Seveso, quella che dicevo poc'anzi, cioè la normativa praticamente che disciplina e detta prescrizioni specifiche per le aziende come la raffineria e ora come gli impianti che trattano rifiuti pericolosi, che sono a rischio di incidenti rilevanti connesse proprio con sostanze pericolose che ci sono in questi tempi. Quella legge entrò in vigore nel 1999, di seguito la raffineria ovviamente, essendo un impianto che entrava in questo tipo, in questa normativa, nel 2000 ha redatto il primo rapporto di sicurezza. In questo rapporto di sicurezza tutte le cose che sto dicendo sono cose documentate, sono documenti che abbiamo alla mano. Nel redigere questo rapporto di sicurezza, lei affermò in maniera molto candida che alcuni serbatoi, quindi parliamo del 2000, tra cui il DK61, di cui sicuramente tutti avete sentito parlare, perché è il serbatoio dell'incidente, dell'inclinazione del tetto di aprile 2018, avevano delle problematiche di corrosione ai fondi, per cui quei serbatoi perdevano in questo caso prodotto di categoria A. E quindi che cosa è successo? Che la direzione provinciale, la direzione regionale dei vigili del fuoco, l'organismo a ciò deputato che si chiama Comitato Tecnico Regionale, in sostanza che cosa disse? Prescrisse che bisognava realizzare il doppio ponte. Ebbene, da allora, questo doppio fondo non è ancora stato realizzato. Il termine ultimo è quello adesso del 2025. Ma perché non è stato realizzato? Perché sono state date costantemente proroghe. E a chi? Da parte di chi? Alla raffineria e da parte di chi? Da parte degli enti di controllo. In questo caso parliamo dei vigili del fuoco. Ma perché hanno dato sempre delle proroghe? Perché la raffineria costantemente mandava i suoi monitoraggi del serbatoio, dai quali si deduceva che l'impianto di fondo del serbatoio non era urgente intervenire con la realizzazione del doppio fondo. Quindi non ho, per farla breve, sulle mani documenti che accertino verifiche da parte, in questo caso, dell'ente di controllo di vigili del fuoco, che hanno verificato loro personalmente con le proprie attrezzature, i propri strumenti, le proprie tecniche, eccetera, come in realtà stesse in fondo. Quindi mi domando, allora, ci possiamo continuare, cioè, se io svolgo un'attività di controllo, sono un ente di controllo, mi posso solo affidare a quello che mi dice il controllato? Allora, quando io in realtà, quindi, ente di controllo, leggo la relazione che mi manda la raffineria, ma fosse altro qualsiasi tipo di impianto, che mi dice, dalle mie verifiche,
che ho fatto con questo e questo, non risulta alcun problematica, io entro di controllo, leggo la lettera, va bene così e non verifico nulla. Quindi questo fare, questa lettura documentale degli enti di controllo, cos'è? Non fare nulla o far finta di fare? E ciò vengo praticamente a bomba, cerco di, scusatemi di essere brevissima, quindi che cosa succede? Succede che invece i cittadini si attivano e partono le indagini, partono i processi. Quello di cui voglio parlare ovviamente il processo, quello relativo all'ipotesi, che vede l'ipotesi di disastro ambientale, cioè che vede la grave compromissione, così dice ovviamente il decreto, che dice il decreto prima di fissazione dell'udienza, poi dell'udienza inizio, la grave compromissione di tutte quelle che sono state le matrici ambientali riguardo all'area della raffineria. E in particolare vorrei proprio, ecco perché mi sono fatta portare il tavolino, perché proprio vorrei leggervi alcuni punti, ma proprio brevi, delle contestazioni che quindi la Procura muove per quanto riguarda, ripeto, il reato di disastro ambientale nei confronti di sette soggetti, cioè per soggetti africani, manager, come dicono quelli bravi, della raffineria, oltre che nei confronti della società stessa. Con riguardo, dice, alle acque sotterranee, la procura ha mosso l'accusa, muove l'accusa di una grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'esterno della raffineria, le stesse dei punti di controllo individuati nel progetto MISO, al fine di verificare l'efficacia della barriera idraulica, risultavano contaminate per la presenza di tricloro-metano, di tribrometano, ferro, manganese, idrocarburi totali, eccetera. Quindi una grave compromissione di queste acque sotterranee. Lo stesso per le acque superficiali si intende i fossi, il mare Adriatico, veniva più volte riscontrata la presenza di acque reflue industriali contenenti idrocarburi nei canali di scolo che attraversano l'intera raffineria. Poi, dice, nel punto di scarico in mare Adriatico confluivano altresì le acque dell'impianto TAS, a loro volta contaminate da altre concentrazioni di MTBE. Che cos'è l'MTBE? È un additivo praticamente che viene utilizzato, che ha consentito di passare dalla benzina non green, quella con il piombo, alla benzina green, ma in realtà è sempre una sostanza inquinante. E poi vado alla matrice suolo e sottosuolo. Con riferimento alla grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno della raffineria, la stessa risultava anche qui contaminata per il superamento delle concentrazioni di soli a rischio e in particolare in gran parte, in larga parte, determinata da che cosa questa grave compromissione del suolo? Dipende dalle pessime condizioni dei serbatoi e dei relativi bacini di contenimento che presentavano stese rotture, forature, passanti, crepe e in generale un cattivo stato di manutenzione, tra cui ovviamente il serbatoio di K61. E poi ovviamente la rovina anche dalla matrice aria in conseguenza delle esalazioni patite ad aprile del 2018, ma poi comunque anche fino al 2022. Pensate che il 27 maggio del 2022 le centraline fanno fisse, non parliamo di Odornet, per la rilevazione della qualità dell'aria registravano picchi elevati di idrogeno solforato fino a 14 nanomilligrammi per metro cubo. Parliamo quindi di una sostanza altamente d'origine, già dice l'OMS, che è già percettibile a 0,2, in asi un po' più sensibili, già 0,2 di nanomilligrammi per cubo possono percepire. Tutto ciò, questo ripeto in estrema sintesi, perché tali reiterate condotte motivate dalla volontà di non compromettere l'attività produttiva, risparmiando gli ingenti costi per l'ispezione, la manutenzione, l'adeguamento dei serbatoi, della rete fognaria, degli impianti TAP, TAS, eccetera, insomma tutta la situazione impiantistica oggetto di contestazione, concorrevano a generare un'alterazione delle matrici ambientali di varie aree della raffineria e un processo di diffusione
produzione incontrollata nell'ecosistema di inquinanti, ovviamente pericolosi per l'ambiente e per l'uomo. In sintesi, fino a determinarsi un quadro di disastro ambientale. Allora, il processo ovviamente, come sapete, è partito. E allora adesso che cosa voglio dire per ricollegarmi al discorso di prima e degli enti? Perché vorrei parlare della raffineria, ma parlo dal punto di vista degli enti, della pubblica amministrazione, perché il nodo nevralgico è lì. E perché dico questa cosa? Perché, come sapete, il Ministero dell'Ambiente non si è costituito parte civile in questo processo dove si tratta dell'ipotesi di reato di disastro ambientale. E al contempo il Ministero dell'Ambiente è l'unico soggetto titolato ad essere risarcito nel caso in cui venga accertato un danno all'ambiente. Chi può ottenere il risarcimento del danno all'ambiente? L'unico è il Ministero dell'Ambiente. Quando c'è stata la prima udienza della fase di udienza preliminare a gennaio 2024, stante la non presenza costituzione del Ministero dell'Ambiente, come Comitato Malaria, Onda Verde e Falcatraz abbiamo ovviamente scritto al Ministero dell'Ambiente, sapendo che allo stesso è pervenuta la notifica, no, di questo atto, di questo decreto di fissazione dell'evidenza preliminare, e quindi che anche il Ministero aveva preso contezza puntuale di tutto quanto qui, anche in maniera più precisa contestato. E allora abbiamo scritto al Ministero dell'Ambiente chiedendo tre cose in sostanza. Uno, il perché non si fosse costituito parte civile. E due, siamo ritornati su un'altra questione che da anni poniamo, che è quella della nomina di un commissario straordinario per la gestione del SIN di Falconara. Perché il SIN di Falconara, uno dei 42 SIN d'Italia, cioè siti di inquinanti d'Italia, è un SIN molto particolare, dove la proprietà privata, appunto quella della raffineria, vive e anche mai convive con quella che è la parte pubblica invece del SIN, che è ancora in attesa di bonifica. E noi riteniamo che invece su questa area qui del SIN sia importante la nomina di un commissario straordinario, che è una figura che era all'inizio stata prevista solo per gli ex siti di discarica in Italia, che è un paese in infrazione, eccetera, eccetera, per questa cosa, ma che poi è stata estesa anche per i siti di interesse nazionale. Perché noi crediamo in questa figura, struttura commissariale? Innanzitutto perché il commissario è ovviamente un uomo appartenente a un militare, un generale della foresta, e poi perché abbiamo visto i buoni esiti, cioè la velocità, l'accelerazione che ha avuto l'attività di bonifica quando questa cosa è stata affidata a questa struttura. Abbiamo letto di notizie positive e allora abbiamo chiesto la nomina del commissario straordinario. E vuol dire anche un po', no, mettere da parte il Ministero dell'Ambiente e affidare un organismo tecnico tutta quanto almeno l'attività di coordinamento, di sovrintendenza di tutta l'attività. E poi abbiamo detto, la terza richiesta, visto tutto quello che c'è scritto qui che è stato notificato, perché tu sei una persona offesa, sta per la procura, chiedevamo un accesso agli atti e quindi di sapere che cosa, come ministero, avessero fatto, se avessero mai fatto qualcosa rispetto a questa cosa, vista la non costituzione di parte civile. Il ministero ci risponde dicendo che la costituzione di parte civile stavano valutando l'opportunità. Ovviamente sappiate, vi dico subito l'esito finale, che il Ministero dell'Ambiente non ha ritenuto opportuno, ma neanche necessario, perché non si è più costituito parte civile in questo processo. Quindi laddove mai ci fosse l'accertamento di un danno all'ambiente, nessuno potrà reclamarne la riparazione. Punto. E questo è la prima cosa. La seconda cosa che avevamo chiesto sul commissario straordinario, ci hanno risposto che praticamente era stato approvato nel 2023 il nuovo accordo di programma per spendere i soldi rimasti non spesi per la bonifica delle aree pubbliche. Ma in realtà questa è una no risposta, perché noi abbiamo chiesto un'altra cosa. Noi non abbiamo chiesto se era stato fatto un nuovo accordo di programma per la spendita di denari rimasti non spesi per la bonifica delle aree pubbliche.
ma abbiamo chiesto l'affidamento e la gestione, il coordinamento di tutte le attività di politica a un soggetto sopra le parti, terzo e comunque competente. Quindi anche da questo punto di vista non ha praticamente risposto, quantomeno anche in questo caso ha fatto finta di rispondere alla domanda, ma il bello è venuto con l'accesso agli atti. Scopriamo un mondo. Cioè, scopriamo che cosa tra allora un accesso agli atti rispetto a, è stato reiterato con più missive, rispetto ovviamente al quale l'API Raffineria ha fatto sempre opposizione, ma che alla fine invece il Ministero ha sempre respinto le opposizioni dell'API e quindi ci ha consentito di accedere agli atti. E così abbiamo praticamente scoperto che a fine gennaio 2023 la Procura di Ancona ha inviato al Ministero dell'Ambiente tutte le relazioni dei tecnici, dei suoi tecnici, e che hanno poi consentito alla Procura di formulare l'ipotesi di reato di disastro ambientale. Abbiamo quindi scoperto che il Ministero dell'Ambiente, quindi colto, no, da questa cosa che gli arriva dalla Procura, immediatamente si attiva. Si era già in parte attivato, ma l'ha fatto pubblica a dicembre del 2022, sempre sulla scorta di iniziative della Procura, però lasciamo perdere, e questa diciamo è più importante, si attiva a febbraio del 2023 e addirittura scrive all'API dicendo che deve provvedere, vista la presenza di surnatante, non vi sto a dire che cosa, che deve adottare addirittura misure di sicurezza di emergenza. Deve fare un piano di indagine di caratterizzazione integrativa dei suoni e delle acque di falda, deve fare un piano di monitoraggio delle opere in viso della falda, deve fare un piano di caratterizzazione dell'area marina infestante la raffineria. Queste tutte le richieste fatte in sostanza, praticamente in soldoni, il Ministero dice all'API qui dobbiamo aprire la procedura di esame delle MISO. Che cosa sono le MISO? Sono misure di sicurezza operative, cioè sono misure, è praticamente, come posso dire, la bonifica in itinere, cioè un impianto che funziona. Un impianto che è in esercizio, la legge prevede determinate misure, ok, che consentono a lui di bonificarsi, almeno in linea teorica, nel momento in cui svolge attività che possono avere impatto. Il primo decreto MISO era del 2014. Dal 2014 questo decreto nessuno si è preoccupato di andare a verificare se lo stato, no, della raffineria, dell'area della raffineria al 2022, al 2020 era uguale a quello del 2014, se queste misure andavano bene, se nessuno si è mai premurato, ma parlo del Ministero dell'Ambiente. Ma nel frattempo ovviamente sia chiaro che cosa, che la raffineria inviava i suoi report annuali. Signori, mi sembra quasi di difendere la raffineria, ma la storia, io non sto difendendo nessuno, io sto raccontando oggettivamente i fatti. La raffineria inviava i suoi report circa il funzionamento e il mantenimento in efficacia, secondo lei, di queste misure. Che cosa faceva il Ministero? Leggeva i documenti e ovviamente va bene. Arrivano queste cose della raffineria e invece dice no, qui le MISO sono da rivedere. Qui bisogna riaprire l'esame delle procedure MISO, qui c'è contaminazione delle acque di falda, c'è contaminazione del suolo e addirittura che cosa succede? Intervengono tutti praticamente gli altri enti e in queste procedure poi ci sono anche tutti gli altri enti, ci sono ulteriori scambi di missive, addirittura c'è un ricorso al TAR, perché l'API propone un ricorso al TAR contro queste note del Ministero dell'Ambiente. E alla fine chiede un tavolo tecnico, perché quando l'API chiede tavoli tecnici ci sono, mentre qui vorrei Roberto accanto a me, perché sa benissimo meglio di me, la storia del tavolo tecnico che avevamo chiesto di fare regione attraverso la prefettura, come è andato a finire. E c'è stata praticamente un'ultima riunione a dicembre del 2023, in cui in soldoni il Ministero appare almeno sulla carta fermo sulle sue richieste, quindi di riesaminare, rivedere questi insomma decreti MISO, quindi necessità
di un piano di caratterizzazione dell'area marina, di un piano di indagine di caratterizzazione dei suoli dell'acqua e del caldo, insomma sembra di restare fermo su questa posizione e all'ultima nota cui abbiamo avuto accesso e anche grazie a altri adesso dovremo farne praticamente di febbraio 2024, l'ABI comunica le date in cui trasmetterà tutta una serie di documentazione che adesso dovrebbe essere pervenuta quindi già al Ministero dell'Ambiente e adesso dovremo fare richiesta di accesso. Questo per dire e ritornare sul punto. La raffineria ha delle responsabilità ai processi, la magistratura ovviamente accetterà le responsabilità, ognuno a suo compito. Ma quello che mi sento di dire, avendo letto migliaia di carte di tutte queste vicende, è che non c'è stata mai una verifica in loco puntuale da parte degli enti. È stata sempre e solo una verifica, per lo più cartacea, di documenti predisposti da parte dell'azienda. Perché? E la domanda è questa, e vi lascio con questa domanda. Per i tecnici della raffineria va sempre tutto bene e da un certo punto di vista non ci sta. Arrivano i tecnici della procura, le cose non stanno assolutamente come dicono i tecnici della raffineria. E gli enti in tutto ciò che cosa hanno fatto? Allora, in realtà sembra che stiano facendo, non si costituiscono parte civile, però scrivono queste lettere. Non intervengono per partire gli osservatori, ma concedono le proroghe, però intanto io verifico i documenti dove mi dicono che stanno andando tutto bene. Quindi qui c'è, e vado praticamente a chiudere perché l'ho fatta lunghissima, ritorno sulla questione che come aveva posto prima Augusto, ma in qualche modo anche Agnoletto, cioè il nostro grande problema sono e resta la pubblica amministrazione, quella che dovrebbe essere il motore, la colonna portante dei nostri diritti e che ha ogni potere e anche ogni dovere, invece in realtà è sempre quelle vicende che ho seguito come la raffineria, mi permetto di dire sempre un passo se non due indietro a quella che è stata la capacità e la forza della cittadinanza attiva che ho trovato qui a Falconara e che sto trovando in altri territori delle Marche da praticamente Ascoli fino ad Udine. Grazie. Grazie Monia, grazie a tutti voi che avete abitato questo spazio di discussione per un paio di ore a fine agosto, non ascoltato. Vi invito solamente il 6 settembre all'Ambasciata dei Diritti di Ancona, ci sarà la prossima assemblea della campagna contro il G7 Salute di Ancona. Cioè, a settembre tireremo un po' le fila di quello che abbiamo presentato oggi e penso che sarà un momento anche di crescita, penso che incrociare queste esperienze, le esperienze che hanno raccontato Agnoletto, le tante esperienze che si muovono in Italia e che convergeranno ad Ancona in quella data, le tante convitazioni che abbiamo proposto, confermiamo il disastro ambientale e con tutto il movimento falconarese enorme sulle questioni ambientali di quest'area vasta, in questo momento si incrociano, secondo me è un grande momento di crescita e la renderemo visibile. La renderemo visibile il 5 ottobre, faremo un grande presidio davanti alla raffineria API e se dal 2019 a oggi ogni anno toccherà farlo, ci sarà un perché e lo faremo e ci avrà il suo perché
ci darà modo anche di portare avanti su più piani questa mobilitazione, perché il terreno giudiziario, il terreno politico, il terreno del movimento sono piani che si autoalimentano, tutti vanno portati avanti con grande fatica, con grande forza e con la partecipazione di tutti. Grazie a tutti e a tutti, e a presto.